Allora, ciao, ciao Benedetta, ciao Aurora, ciao Giovanni, innanzitutto grazie per aver contribuito e per aver adottato una vostra arnia. Questa è la vostra famiglia. Allora, non so in che stato sta da una settimana ad oggi, la controlliamo insieme, così vi faccio vedere, poi vi invierò i video magari in due o tre stralci su WhatsApp, ok, come possiamo fare meglio. Vediamo in che stato sta. Qua c'è scritto il vostro nome, Benedetta Aurora, sia davanti all'arnia, dopo mi mando una foto, l'attestato ve lo farò avere fra qualche giorno. Vediamo insieme com'è una famiglia di api, no? Magari un giorno avrete l'occasione di venire qua, ve la vedete, ve la potrete vedere da vicino. Intanto la apriamo, questo è il coperchio, come vedete qua c'è il vostro nome, Benedetta Aurora. Qua c'è un po', dopo lo ripassiamo. L'arnia di Benedetta Aurora 23-24, ma anche il cuoricino. Adesso la apriamo insieme e vediamo quello che c'è, che succede dentro. Le api stanno bene, non vi preoccupate, sono in salute e sono in ottime mani. Allora, qua questo è il loro coperchio, questo è il fumo serve per tenerle un po' basse, un po' calme. Loro quando vedono il fumo pensano un po' al pericolo, quindi si vanno più all'interno. Questo è il coperchio dell'arnia, vedete quante api sopra ci sono, e questo è un buon segno, segno che le api stanno bene, ci sono di numero. Adesso andiamo incontro all'inverno, quindi se ci sono un bel numero è garanzia che loro possono passare l'inverno con più tranquillità, si scaldano di più, si aiutano tra di loro, proteggono la regina, e così fino a primavera, fino a febbraio, quando la regina deciderà poi di ripartire e di riniziare a fare la deposizione, le uova. Questo qui è un divisorio che si mette alla fine dei favi di covata, e noi lo usiamo anche come nutritore, ci mettiamo dentro dei nutrimenti liquidi, degli zuccheri, delle vitamine, tutto ciò che insomma valutiamo al momento gli possa servire per farle stare meglio. Allora, questo è un ultimo telaino, era stato solo messo in più perché possono, magari se hanno necessità, di portare delle scorte per loro per l'inverno, ma comunque è vuoto, per cui adesso glielo lasciamo comunque. Allora, adesso stanno portando al loro interno delle scorte di edera, perché qua siamo alla campagna nostra e qua sopra è l'unica fonte di alimentazione che loro hanno adesso, è l'edera. Allora, qualcuna si arrabbia, è normale, perché adesso i controlli vengono fatti più meno frequenti, quindi è normale che quando andiamo a aprire una volta a settimana loro si infastidiscono un po' più del solito. Allora, questo qui è, diciamo, il primo telaio che pesa, proprio per parlarvi in parole più semplici. E qua all'interno voi difficilmente riuscirete a vederlo, perché purtroppo qua è un angolo con poca luce e siamo addirittura contro sole. Questo qua è tutto miele, cioè per ora è nettare che loro importano, se lo mettono come scorta e poi lo chiuderanno affinché loro lo possano mangiare da qui all'inverno, sia da un lato che dall'altro. Allora, io spero che riuscite a vederlo. Qua c'è, si vede dove luccica? Quello là è nettare che trasformeranno in miele, mentre questo giallo è il polline, che è tutto polline di edera. Il polline è fondamentale per la nutrizione delle nuove api, perché le larve, le uova che deposita la regina, vengono nutrite esclusivamente con del polline, perché il polline ha delle proteine, cosa che il nettare, il miele che loro incamerano, mettono per la scorta, non ha proteine, ha solo sostanze zuccherine. Quindi il polline è fondamentale affinché le famiglie nascano, cioè le larve e le larvette poi possano nascere, no, in stato di ottima salute. Questa qua che vedete qui, questa è tutta la covata, praticamente è tutta chiusa, si dice in gergo opercolata, significa che la larva quando arriva a una decina di giorni
la larvetta, le api la chiudono con questo strato affinché lei possa crescere e nascere in protezione, non viene più nutrita, perché il nutrimento loro già lo hanno incamerato all'interno della loro cella, e nel giro di 20-21 giorni nascono le nuove apine. Ce n'è tanta anche di qua, per cui la famiglia sta in ottimo stato. E questa qua è una famiglia molto bella, l'ho scelta per voi perché ci tenevo a far sì che la vostra famiglia, insomma, sia in ottimo stato, perché è fondamentale che i giovani capiscono l'importanza della salvaguardia delle api. Questo è uguale a un telaio come quello di prima, un favo, un telaio, noi li chiamiamo telai. C'è qualche apina, difficilmente, adesso vediamo un po' se riesco a farvela vedere, con su nelle zampine qua c'è del polline giallo, vedete questa? Eccola qua. Loro, questa è un'altra, vedete quanta ce n'ha qua? Eccola qua, loro portano, vedete quanta? Vedete? Questo è tutto polline di etera, l'etera sta qua a un metro, per cui nemmeno faticano più di tanto a portarla. Ok, questo adesso la rimettiamo giù, adesso vediamo un attimo se riusciamo a trovare la regina. La mandiamo un attimino giù, le facciamo calmare, perché a me non mi va di che poi si arrabbino inutilmente. Allora, guardiamo questa qua, la regina la troveremo sicuramente o in questo o nel prossimo favo. Di solito lei si sceglie sempre i favi più centrali perché è più calma, è più calda, è più salvaguardata. Qua c'è tanto miele, è una bella covata anche qua. Vediamo qua, qua la stessa cosa, la regina ancora non c'è, ci sono tante tante uova, quindi uno stato di salute ottimo. Questa sarà una famiglia che passerà tranquillamente in inverno. Vedete qua? Guardate qua, è caduto un po' di nettare, guardate quello che succede. Guardate le api come, riuscite a vederle, aspettate un po' un attimo se ce la faccio così, a inquadrarvele. Eccole qua, guardate come loro vanno a mangiare quella goccia di nettare che è uscita. È una cosa bellissima. Ok, lo riposizioniamo qua, credo, io non vedo, vado un po' a occhio perché non riesco a vedere il telefono. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere la regina, almeno vediamo in che stato sta. Vediamo un po' qua, se la vediamo qui. Allora, qua c'è sempre tanta covata, tante api con il polline, tanto polline. La regina ancora non c'è, magari l'abbiamo passata, può succedere. Qua c'è tanto miele, questo qui che luccica, qua tutto miele, questa è tutta la bella covata. Qua c'è del polline, questo qua è un telaino di covata perfetta, perché c'hanno le api che nasceranno e troveranno subito del polline, troveranno subito del miele, del nettare per nutrirsi. Quindi nel giro di una settimana dalla loro nascita diventeranno subito operative. Operative significa che loro possono svolgere poi tutte le attività all'interno dell'arnia. D'inverno c'è poca attività, cioè c'è molta attività, non c'è attività all'esterno, ma c'è un'attività di salvaguardia della regina, della famiglia stessa. Quindi devono scaldarsi, devono riuscire a spostare il mangiare da un favo più lontano a un favo più centrale, dove poi si riuniranno tutti insieme. E insomma, c'hanno un bel da fare. Le api saranno in minor numero, ovviamente, perché non avrebbe senso creare una famiglia tanto tanto grande quando poi d'inverno insomma non c'è nemmeno per mangiare. Quindi loro si proteggono così, facendo meno api possibili. Ecco la regina, adesso io spero che ve la faccio vedere. Vedete questa grande qua che c'è il puntino giallo sopra? Questa è l'ape regina, questa è un'ape regina che è nata qua, l'ho fatta nascere io qua. Il nostro alveare, il nostro apiario, è una bella regina, è nata a fine anno 2023-22,
Quindi è una regina super operativa per sia questa stagione che per la prossima stagione sarà il massimo. Eccola qua, lei se ne viaggia tranquillamente, guarda dentro i buchini dove deporre le uova e poi zac, eccola qua, depone l'uovo, vedete? Questa è una deposizione, ecco così, lei in questo modo sta lasciando l'uovo. Un'ape regina ne depone, quando sta in ottima salute, fino a 2000 al giorno. Quindi ha voglia di controllare cellette e poi lasciare uova. Questa è la vostra famiglia. Io vi ringrazio e spero che il prima possibile, se non sarà adesso, magari sarà primavera, possiate venirle a vedere dal vivo, perché le api non pungono, non vi preoccupate, le api sono, ovviamente si difendono. In questo momento sono un pochettino più arrabbiate perché loro sanno che arriverà l'inverno e ci danno da fare e cercano di proteggersi il più possibile da qualsiasi evento che non sia naturale, quale un'aggressione dai calabroni, l'infastidimento anche dell'avicoltore, perché in questo momento ovviamente loro si sentono un po' a disagio perché stanno lavorando e noi andiamo a disturbare un pochino, però non gli facciamo nulla di che, noi le controlliamo affinché veramente stiano in salute e questo qui è quanto. Allora, un'ottima famiglia, io vi ringrazio, tanto vi auguro una buona domenica, che oggi è domenica, quindi passatela in tranquillità, ok? Vi mando un bacione, saluto a tutti voi e grazie ancora. Ciao.